il lavoro per Marina è libertà, perché credo che il lavoro sia importante per essere indipendenti e per essere liberi, per essere una persona libera. Dignità del lavoro e dignità della persona le metto di pari passo. Se una persona è onesta, ha il suo lavoro, e la dignità è questo, in fin dei conti. Sono andata a lavorare, il giorno che ho compiuto i 15 anni, in un'azienda tessile, di artigiani, per 4 anni e mezzo, poi l'azienda è fallita e sono andata a lavorare all'OMS. I valori della mia famiglia sono stati... Forse mi sono ritornati col tempo, non li ho capiti subito, li ho capiti da adulta, perché specialmente mio babbo mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato a essere indipendente, a credere nel sindacato, e la prima cosa che mi ha detto quando sono andata a lavorare, mi ha detto devi fare una testa del sindacato, quella che vuoi, quella che ritieni più giusta per te. E io quando sono arrivata a casa, che ho detto a mio babbo, ho fatto la domanda all'OMS e sembra che mi assumano, ha detto ma te hai vinto il lotto, te di lì, basta, finito, arrivi alla pensione tranquilla nel tuo lavoro. E sono stata convinta fino alla fine che io i miei giorni dovevo finirli dentro. Quello era il mio lavoro e quello era quello che volevo fare fino alla pensione. Perché me l'ero guadagnato, me l'ero sudato, avevo fatto gli sacrifici e per mantenermelo le ho studiate tutte. La cosa vera di lavorare all'OMS era anche, è un'azienda grande nel territorio, quindi intanto è stata la fabbrica più grossa che c'è stata e non c'è più, ma ha dato la possibilità di lavorare anche a tante persone, donne, che allora le donne facevano o le casalinghe o le magliaie o le sarte. Chi andava a lavorare in fabbrica non ce n'era. È stata quella la prima, una emancipazione femminile è stata forse a fare, cioè nel nostro territorio è stato quello. Le donne potersi mantenere nel proprio lavoro. Il nostro datore di lavoro aveva comprato altre aziende e diventavamo un gruppo, famoso gruppo Golden Lady. Allora qualcuna di noi disse che questo gruppo cosa ci poteva portare. Ci dissero al nulla, anzi, diventavamo un grande gruppo. Ci siamo anche riempiti un po' la bocca con questo grande gruppo. Poi i benefici non li abbiamo poi avuti perché questo padrone ha deciso di investire in Serbia e lì abbiamo cominciato a vivere un po' nell'incertezza. L'incertezza che abbiamo avuto è stata quella che ci portasse il lavoro e da operai anche un po' ignoranti, forse ignoranti non perché ignoranti, ma non sapendo le leggi, le regole. Ci siamo un po' bevute il fatto che potevamo far parte di un grande gruppo e quindi arrivare alla pensione tranquilli. Lo stipendio non era tantissimo, però ci permetteva di vivere serenamente nella nostra famiglia. Poi è successo una cosa non piacevole perché volevano chiudere. Chiudere voleva dire portarci il lavoro, voleva dire rimanere senza stipendio e abbiamo cominciato così a ragionare su come potevamo fare per mantenere lì un'azienda che era produttiva, che aveva il lavoro, che non aveva crisi. L'abbiamo detto piano, l'abbiamo detto forte, l'abbiamo urlato, l'abbiamo detto in tutte le maniere. L'ho vissuto come una cosa che mi è stata portata via senza ragione. Quindi di lì ho pensato io e anche le mie compagne di lavoro che era giusto fare qualcosa.
era giusto pensare che se ci veniva portato via il lavoro in quella maniera assurda, che era portarcelo via perché il nostro padrone voleva guadagnare di più, quello era. Non avevamo sbagliato niente, non avevamo fatto niente di male, avevamo fatto sempre il nostro lavoro. E quindi per noi era una cosa ingiusta. E come cosa ingiusta abbiamo cercato di lottare, di fare tutto. Non mi metto in prima persona perché questa cosa l'abbiamo vissuta non solo io, l'ho vissuta con le mie compagne. E non l'ho vissuta bene. Il nostro obiettivo era lavorare, non farci mantenere dalla cassa integrazione o da qualsiasi sussidio. Perché ritorno al discorso che facevo prima, le persone devono essere indipendenti, libere, e la libertà te lo dà anche il lavoro, perché il lavoro ti rende una persona onesta e può girare testa alta. E questo è quello che abbiamo fatto io e i miei compagni, abbiamo cercato di tenere la barra dritta. La prima manifestazione, che fu una roba obbrobriosa, presi Dio da una parte, perché lui era stato il nostro sindacalista di categoria di una volta, che dice: qui o ci dai una mano o noi qui non ci caviamo fuori i piedi. E infatti ci disse: ora venite domattina alle 9 in ufficio, partiamo. E lì siamo partiti alla grande. Siamo state le donne che ci hanno messo la faccia, perché ora era una fabbrica femminile, vero, ma c'erano anche degli uomini, ma non si mica vesti, cioè lì gli uomini zero. E quando è iniziata la crisi dell'OMSA, noi parlo compagni di lavoro, abbiamo fatto un presidio di tanti giorni, eravamo anche unite in quel momento e ci siamo sentite legate tanto in quel periodo. Poi però, come tutte le cose belle, a volte finiscono, e quindi c'è stato un modo di pensare diversamente. Compagni che prima la pensavano come te, poi hanno cambiato idea, hanno ragionato in un'altra maniera, hanno pensato che dare più possibilità al nostro padrone poi ci avrebbe portato bene. Io non l'ho mai pensata così, abbiamo fatto la pancia grossa con il nostro lavoro ed era giusto che rimanesse lì, e se non voleva rimanere lì quantomeno darci una prospettiva di lavoro, consapevoli del fatto che eravamo tutte persone che la più piccola forse avrà avuto 40 anni, e dove vai a lavorare dai 40 ai 50 anni con poca scolarizzazione, se si dice così? Non avevamo delle mansioni per cui ti potevi spendere in un altro lavoro, non era un mestiere. La fabbrica a volte ti porta a ragionare sul lavoro che fai, ma è un lavoro ripetitivo, e quindi o trovavi da lavorare in un'altra fabbrica di calze, dove? E poi in quel periodo, come adesso, del lavoro non ce n'era. Io ho creduto in una lotta dell'OMSA perché era giusto così. Io ho pensato dall'inizio alla fine di questa lotta, che è stata pesante, che non è giusto. Di persone ci sono tanti tipi. Io non ho mai avuto paura. Ho avuto paura di perdere il posto di lavoro, ma non so, ho sempre avuto una visione di dire: se io faccio così, io prima o poi ce la faccio. Magari qualcun altro ha avuto tante paure, la paura di perdere il posto di lavoro e di mettersi in prima linea, quindi di dire: se mi metto, ci metto la faccia, forse non vengo presa a lavorare da nessuna parte. La consapevolezza di non essere capite a casa. Quindi se riassumi tutte queste paure, persona l'ha vissuta forse ancora peggio di quella che l'ho vissuta io. Eravamo in poche. Il nostro essere in poche però ci ha dato tanta forza, e ce l'ha data stando unite, sempre. Ci hanno convocato esattamente per dire: vi dovremmo proporre un tipo di lotta, e noi lotta subito. Vi proponiamo un tipo di lotta diverso, teatro. Chiamiamo due signori dalla Francia. Lì è stato
anche un mettersi in gioco in un'altra maniera. Marina Francesconi! Licenziata! E se si ascoltava bene quello che dicevamo era da far riflettere. E penso che lì abbiamo colto quelle persone che prima non ci hanno mai visto, nel senso hanno fatto finta di non vederci, lì ci hanno dovuto vedere per forza, perché passeggiare per le strade di Faenza con una divisa rossa, che era un po' il significato della lotta, e ci ha dato un'immagine diversa ancora. Qui ci siamo reinventate ancora. Dalla nostra parte avevamo il marchio OMSA, che era spendibile perché conosciuto dappertutto, e quindi dai, potevi puntare un po' anche su quello. La nostra forza, perché era quella la forza che avevamo, tenerci unite quelle cinque, perché il succo era quello, e quindi andare avanti a testa alta, scrivere la dritta e dire: oh, abbiamo anche detto col sindaco una volta, o ci guardi bene, perché noi o ci metti a posto e ci trovi il lavoro, o noi ci mettiamo sulle gradinate del comune con la bottiglia dell'acqua minerale, il panino, noi stiamo qui fin tanto che ci ha più lavorato. La lotta che ti viene da dentro, ti viene dal profondo, perché è come se ti portano via un pezzo di te. La nostra azienda è stata chiusa da delle firme. In quelle firme c'era anche il nostro sindacato. Quindi lottare per il tuo lavoro, lottare con la politica, ma dover lottare anche col tuo sindacato, è stato veramente una roba vergognosa. Però siccome il sindacato è fatto da persone, bisogna giudicare le persone, non tutto il sindacato. Ti dico, la nostra fortuna è stata esserci trovati sì in poche, ma essere coese. Quindi quelle 4-5 abbiamo fatto veramente di tutto. Abbiamo pianto, ma ci siamo divertite, ma ci siamo confortate. Per confortarci ce le siamo inventate tutte, tipo andare al bar pomeriggio a settimana, poi scherzando dicevamo facciamo terapia di gruppo o psicologia. Però ci ha aiutato un giorno alla settimana a trovarci, lasciare di nuovo la famiglia da parte e trovarci fra di noi, perché ci trovavamo bene, perché ci capivamo, bastava poco, anche mezz'ora per un caffè, poi magari una correva via perché aveva figlio da prendere da scuola oppure doveva andare dal genitore, perché non è che in quegli anni lì sono scomparsi genitori, figli, mariti. Cercavi di tenere tutti insieme a fatica, però cercare di tenere un po' tutti insieme. Siamo andati in 1000 posti con le mie compagne. Siamo andati e abbiamo fatto interviste, non ci siamo fatti mancare niente. Siamo andati in qualsiasi trasmissione che ci hanno invitato, ne abbiamo anche rifiutato perché erano stanche morte. Abbiamo lottato tanto, siamo andati in consigli comunali ogni 15 giorni, però io ho trovato che mio marito, così come mia figlia, mi ha sempre detto: vai, se ti senti da fare quello che ti senti, perché il mio obiettivo e il loro obiettivo è la stessa cosa, ed è stato un buon punto di forza per me. Io a casa me la sono costruita la mia parità, perché è un uomo che magari non ha capito, ma non è mica per tutti così. E magari se a casa non sei capito, vieni anche messo in discussione il fatto che sei una donna, e quindi cosa ci vai a fare là? Per me dovrebbe venire fuori un po' il fatto che le donne a volte lottano due volte. Lottano per il posto di lavoro, lottano a casa, lottano sempre, poi dicono che ci incattiviamo, per forza. Io ho lavorato all'OMSA tanti anni, per mantenermi quel posto di lavoro me lo sono mantenuto solo nella lotta che abbiamo fatto alla fine. Perché comunque, io per dire, quello che guadagnavo all'OMSA quando ho avuto mia figlia, ho pagato una babysitter per poter andare a lavorare, perché mia figlia ho sempre pensato, mia figlia cresce e il lavoro me lo mantengo. E ho fatto dei sacrifici
per poter vivere una vita migliore, ma per avere questa vita migliore veramente lo stipendio lo si dava a chi ti badava, a chi ti badava i bambini. Nel mio caso sì, ho tutto lo stipendio che guadagnavo l'ho dato alla babysitter per 3 anni, intanto che non sono riuscita a pagare l'asilo, a mandare l'asilo, insomma. Reinventarmi da operaia tessile a fare il falegname o la falegnama è stato duro dal lato lavorativo, cioè nel senso è un lavoro pesante, fare il falegname a 50 anni non è una cosa facile. Oltre che pesante, anche avere a che fare con delle persone nuove, che per un ragazzo di 20 anni può essere semplice. A 50 anni metterti in discussione non è facile, programmare un computer non è semplice. E in un'azienda prevalentemente maschile, anche un po' maschilista, penso che mi abbiano, o ci abbiano tutte, assunto con il presupposto che durassimo da Natale a Santo Stefano. Nel senso, tanto queste sono donne, dai 40 ai 50 anni. Hanno fatto un altro tipo di lavoro, questo lavoro pesantissimo, loro nel giro di poco schiattano. Insomma, era completamente diverso il lavoro. Però l'abbiamo tanto urlato sto lavoro e l'abbiamo avuto. E quello che ci hanno dato era un lavoro onesto. E quello è dove volevamo arrivare. Certo, il paragone non c'è il paragone, perché il paragone lo puoi fare se facevi lo stesso lavoro. Quello è un lavoro completamente diverso, pesante. Insomma, per una donna di 50 anni era pesante parecchio. Però l'ambiente era migliore, alla fine. Però ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta e sono soddisfatta. Io sono 4 anni che sono in pensione, ma noi terapia di gruppo la facciamo ancora. E tante volte ritorniamo ancora sulle cose che abbiamo fatto e penso che le ricorderemo sempre perché ci ha segnato nel bene e nel male, che ci ha fatto riscoprire amiche da persone adulte, ci ha fatto riscoprire dei valori e quindi va bene così. Le donne adesso stanno vivendo male questo momento per la pandemia, perché tanti lavori si possono fare da casa, tanti no. Non solo le donne, anche gli uomini. Però le donne, come sempre, pagano 2 volte, perché comunque arrabattarsi con i bambini a casa da scuola non è facile, però se tu pensi che ci sia sempre qualcuno che deve lottare per te, diventa un po' più difficile. Allora io quello che dico adesso, e leggendo non posso dire, sì sfortuna, sì il mondo che non va bene, sì i lavori che sono precari, sì però bisogna rimboccarsi le maniche e dire facciamo, mettersi in gioco e dire bisogna far sì che questo mondo migliori, però bisogna anche rimboccarsi le maniche e dire cosa possiamo fare perché questo modo di lavorare possa cambiare. Non aspettarsi sempre che sia qualcuno che lo fa per te. I diritti si conquistano se stai unito, se hai un obiettivo, se fin tanto che non l'hai raggiunto combatti, contro tutti e tutti, forse sì, contro tutti e tutti.